Benvenuti ragazzi in un nuovo canale, io sono Carmine Di Volo e benvenuti nel mio nuovo canale. E sono qui per farvi vedere la mia stanza e per per il mio primo video in assoluto su YouTube, voglio farvi vedere la mia stanzetta con tante cose che tengo. E come sapete, io nel mio canale farò i gameplay, le aperture dei calciatori panini e anche, che ne so, le football challenge e le crossbar challenge. Però le crossbar challenge e football challenge sarà un po' difficile perché io il telefono non me lo porto mai quando esco di casa. E insomma cercherò di far fare vedere le crossbar challenge e le football challenge, anche le altre cose che posso fare, non lo so, dei video divertenti. E adesso vi farò vedere la mia stanzetta. E comunque ragazzi, vi farò vedere la mia stanzetta, eccola qua. Questa è la mia stanza. Adesso vi farò vedere con un po' di belle cose che tengo. Andiamo, e queste sono le mie cose, eccole qua. Allora, per prima cosa, vabbè, qui c'è il ventilatore che uso per quando ho caldo, insomma, abbastanza bello, soprattutto bello anche, come si può anche accendere un po'. Ah, che bello! Ok, basta. E farò vedere anche altre cose. Aspettate. Ma vaffanculo. Aspettate. Ok. Sentite il rumore alla campana della chiesa. Non fateci caso. Ok. E faccio vedere altro. Allora, qui abbiamo le sciarpe del Napoli. Una squadra che, la squadra del mio cuore. Quest'anno è arrivato terza con 86 punti. Per la prima volta nella storia del Napoli fa più di 83 punti. Come abbiamo il poster del capitano. Su qua 2-0 al Chievo. Vediamo un po' se si mette a fuoco. Ragazzi, mi metto un pochino a fatica per mettersi a fuoco questa telecamera. Ok, queste vabbè sono le mie cose. Vabbè, questa è stata pure dei miei fratelli. Ci ho messo anche queste cose. Abbiamo qui un cappello del Napoli, insomma, abbastanza bello, bellissima. E abbiamo un cane pupazzo che ci gioca mia sorella. Insomma, mia sorella tiene l'età di 7 anni, quasi 8. Mio fratello 15, 12 anni. Abbiamo qui una barca che gioca mio fratello. Vabbè, questa possiamo metterla qua. Comunque, nel mio canale ci sono solamente i gameplay e il let's play. Non so, i let's play, i gameplay li faccio, ma i let's play, ma penso che non penso, perché poi durano anche troppo. Non so se c'è troppo spazio nel mio canale. Abbiamo qui I Love You del Napoli. Aspettate che mi pare che non zomba, no, no. Sta, vabbè, questa è la mia. Questo Sky. Ecco qua. E qui sotto, vabbè, ci sono i miei giochi. Solamente sono solo 4. Ne ho altri, però mi sono rotti. Si sono rotti. Aspettate che ce lo faccio vedere bene. Qui, Battlefield 3 per Play 3, che ancora sto facendo. Devo dire che è un gioco, che è un gioco bello. Se l'ho chiusa bene, sì. Vabbè, questo è il mio televisore. Vabbè, sto facendo le bendy, però è inutile che mi vedo la puntata, che l'ho visto un sacco di volte. Abbiamo qui Pacific Rift Motorstorm. Bel gioco pure questo. Anche molti altri giochi da vedere, però. E anche qui solo due giochi dell'Xbox. PES 2015. E questo gioco che non mi piace. Questo Lego non mi piace per niente. Che, per cui abbiamo le coperte del Napoli. Questi sono i giochi che farò vedere in un altro video. Vabbè, qua ci sono i libri di mia sorella. Vabbè, questi li leggevo pure io quando ero piccolino, però avevo l'età di, pensate, di 5 anni quasi, che non riuscivo a dormire. E mi sono finiti di, mi sono, me li sono finiti di leggere all'età di 11 anni, insomma, pensate. A me qui c'è La ricerca di Nemo, Bambi, Cars, vabbè, eccetera, eccetera. Però Cars è Disney, però non è proprio, vabbè, Cars già mi piace ancora. Sì. Ecco qua.
sono libri che mi leggevo. Gli album vecchi, questo, quello dell'anno scorso, diciamo, che farò vedere in un altro video. E questo sono due albi di quest'anno. Uno è vecchio, cioè uno dei doppioni e uno di non doppioni, che poi farò vedere in un video. Ok. Farò vedere in un altro video. Vabbè ragazzi, qui fa un po' caldo, quindi accendiamo un po' il condizionatore. Aspetta, no. Bene, ok. Beh, qui è un po' si muovono alcune cose, però ragazzi, è così normale che poi facendo così. Vabbè, poi abbiamo, vabbè, i pupazzi che dentro, beh, no, vabbè, è normale, vabbè, quello è un calendario. Beh, questo è un po' rotto, poi lo devo anche buttare, che cazzo me ne faccio, di me se... questi è la mia Fantasia Play 3. Ah, qui c'è il filo del vecchio joypad che mi si è rotto, quello che funziona senza filo. Bello anche questo. Vedi questo? Bene. Ecco qua, maledizione. Bene. A me queste sono le camicie che mi metto quando fa caldo. Vedi i pupazzi, vabbè, sono di mia sorella come sempre. Alcuni pupazzi, vedete, sono alcuni di mia sorella, alcuni oggetti, questa è la sciarpa. Vabbè, questi sono l'erma, vabbè. Qua, vabbè, vedete che casino. Vabbè, questo è un vecchio... vabbè, questo lo vedevo anche da un piccolino, tutte le cose tutte da piccolino che usavo. Vabbè, Pippo, i fogli mondiali, contiene 4 capitoli. Fare il pallone, vabbè, troppo i vecchi, troppo non tengo più, mi si è rotto, affanculo. Vabbè, quel vecchio stickers di Batman. Beh. Ah, comunque dall'animale tengo alcuni stickers. Vabbè, questi qua del Perugia, che non sono tifoso del Perugia, per sbaglio l'ho messo, non sapevo dove attaccarli, a fine stagione dell'album, ecco. Povero capitano. Vabbè, questo punto ce l'ho visto un sacco di volte delle bench. Qui abbiamo i stickers, che un po' guardate qui, è Zé Quellavezzi, poi Maggio, eccolo là. C'ho pure un altro poster, se non mi... C'ho pure altri due poster, non so che fine, vabbè, qui c'è... Kayagon, Alan, insomma, Dori, mannaggia. E scusate l'attesa, avevano bussato alla porta. Comunque, lì altri figli specchi. Vabbè, Padre Pio, vabbè, serve per un orologio azzurro, napoletano proprio. E qua, troppo non c'è quel, però guardate, lì si muove, non so se si muove la lancetta. Ecco. Col poster del Benevento, sono tifoso del Napoli, ma sono anche tifoso del Benevento. Insomma, una squadra che per la prima volta nella storia fa la Serie A. Io sono di Sassinoro, provincia di Benevento, e devo dire che il Benevento ha fatto un campionato, diciamo che all'inizio era bello, poi dopo un po' ha fatto schifo, e poi nei playoff ha fatto una cosa bella. Tutto grazie alla partita vinta contro il Frosinone per 2-1 all'ultimo secondo col gol di Ceravolo. Comunque è stata una la partita più bella è stata quella col Frosinone vincendo 2-1, come la sono andata a vedere lo stadio. È molto bella. L'anno prossimo farò l'abbonamento e farò i video con questa telecamera che sto facendo adesso. E adesso, vabbè, questi vecchi... Qui andiamo a comandare di Benevento, qua. Comunque non sono solo tifoso del Napoli e del Benevento, vabbè, sono anche tifoso del Torino, che il Torino quest'anno ha fatto una stagione, all'inizio era bella, dopo un po' ha fatto veramente cacare, ragazzi, non chiedetelo a me. Vabbè, qui c'è sempre il venditore che ha queste cose, e sta facendo l'oterare, no, si stacca, poi gli rompo il cazzo, gli rompo. E sono anche tifoso del Genoa. Il Genoa quest'anno ha fatto un campionato schifosissimo. Però il Torino è quello più bello. Però quello per ragazzi più bello è stato proprio quello del Benevento, soprattutto per la promozione. Per la promozione, che per la prima volta nella storia il Benevento va in Serie A. Insomma, come c'è scritto là, la strega mi scorre nelle vene. E vorrei tanto farmi un autografo, vedere gli allenamenti, quello che fanno. Che tra l'altro breve assassino al Benevento ci vogliono circa 30 minuti, insomma,
farò anche dei video su che fanno i gol. Vabbè. Ma comunque ragazzi, per i videogiochi posso dire che farò gli X-Play, sì, ma dovete aspettare un po' perché mi serve il caricamento della telecamera, anche il caricamento di video che faccio con il telefonino e basta, insomma. Poi tengo anche la maglietta del Benevento, andiamo a comandare. Volevo prendermi la bandiera, però mi ero dimenticata. Comunque, qui vabbè, qui non c'è niente di Napoli, cioè, ci stava però. L'ho levata, però per sbaglio l'ho levata. Non so dove sta, poi devo chiedere alla mia madre dove l'ha messa. E niente ragazzi, qui è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!